10 marzo 2019, Giorgia, una mamma di vocazione di Nomadelfia, è partita per la vita eterna. Era nata il 26 dicembre 1925 a Bologna. Dopo un'infanzia e una giovinezza molto sofferta, entrata in Nomadelfia di Fossoli il 15 gennaio 1949. Descriveva l'incontro con Nomadelfia come l'esperienza di una rinascita che il Signore le aveva concesso. In questi 70 anni di Nomadelfia ha donato la maternità a oltre 20 figli. Per la sua saggezza e umiltà è stata eletta ripetutamente in varie cariche costituzionali, vicepresidente, giudice e membro del Consiglio degli Anziani. In Nomadelfia queste donne sono chiamate mamme di vocazione, cioè sono signorine che hanno rinunciato per fede, per un atto di fede loro, hanno rinunciato al matrimonio per dedicarsi completamente a sostituire la mamma e i figli che l'hanno perduta. E così hanno formato in Nomadelfia una famiglia e loro li allevano e li amano come figli fino alla maggiorità, li curano e poi rimangono sempre affezionati a loro come figli, insomma. È molto difficile anche per me parlare, molto. Però vi posso assicurare che se posso dire a voi che Nomadelfia è bella, che non c'è una cosa più bella di Nomadelfia, non saprei cosa dire. Se vi raccontassi la mia storia è terribile, perché io non ho conosciuto i genitori, sono stata abbandonata. I miei genitori che mi hanno preso la seconda volta mi hanno trattato non male, malissimo. Perciò io ho passato una vita molto, molto, molto brutta. Però ho trovato una mamma di Nomadelfia che mi ha preso a Nomadelfia e da lì sono rinata e ho vissuto una vita molto bella. Io amavo l'ideale di Nomadelfia, anche se capivo poco perché era poco quello venuta. Corinna aveva deciso di ritirarsi da Nomadelfia, ma noi non sapevamo niente. Lei e altre mamme dicevano che non c'era fuori dalla chiesa. Come può non essere fuori dalla chiesa? Se predica la fraternità, se predica la giustizia, ami il popolo, dalla mamma ai bimbi che l'hanno persa, il babbo, la famiglia. Comunque io non ci credo. Allora chi è dentro la chiesa? Se lui che fa questo è fuori dalla chiesa, chi è dentro la chiesa? Non so. Quello che avevo capito io a Nomadelfia, anche se molto ignoranti in materia, per me, per la luce che Gesù mi aveva data, l'ideale di Nomadelfia era la cosa più bella che esistesse. E io non volevo perderla. Anche allora si lavorava e si era contenti così, va bene. Non è che si è cambiato poi tutto questo qua. Per cambiamento c'è nello spirito. Se hai lo spirito, lo vivi allora, lo vivi adesso, lo vivi sempre. Se non ce l'hai, non c'è, va bene. Perciò per lui, per me è stato molto bello allora come adesso. Adesso sì, io non ho detto, come si dice, cambiate e tutto quanto. Però abbiamo il vero spirito che avevamo allora, perché io, almeno io personalmente, l'avevo tanto anche allora come adesso. Ed ero contenta allora come sono contenta adesso. E non rifarei più, non cambierei per niente la vita di allora come con qualunque altra maniera, perché io vivevo allora come viviamo adesso, anche se c'era molto, molto da fare, per me non mi interessava. E quali sono i frutti di una mamma di vocazione? Sono i figli. Ed è sempre bello, qui a Nomadelfia, constatare che quando si fa un funerale c'è un raduno di tanti figli, di tante persone che in un modo o in un altro si riconoscono come figli, come coloro che hanno ricevuto qualcosa di buono dalla persona che ci ha lasciato. Perdonami, so che ci sei, ma fa di loro tutto per esserci ancora di più. Esse lavorano troppo, amore le spinge, le branca nel cuore e amano e amano e amano ancora. Quando verranno da te, come Giorgia, tu correrai loro incontro e le abbraccerai, le bacerai, vi guarderete negli occhi e non userete le nostre parole, vi guarderete negli occhi. Amen.
Cara mamma Giorgia, ti voglio tanto bene. Sono contento che tu sia in paradiso, ma sono un po' triste perché sei morta, dopo aver sofferto molto. Hai amato tanto Nomadelfia e sempre hai seguito Don Zeno. Ora in paradiso incontrerai tutta la Nomadelfia del cielo. Aiutaci sempre. Eri una persona molto ordinata, pretendevi la pulizia e amavi fare le cose bene. Hai lavorato anche in sartoria e siamo sicuri che avrai un posto in paradiso accanto a Don Zeno. Eri una persona retta, giusta, sobria. Chiamavi Nomadelfia e non hai avuto paura di donare la tua vita per offrirci un mondo migliore. E poi cosa dici della tua vita a Nomadelfia? Bella non la potrei. Più bella di così non potrei viverla. Perché io la vivo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutto quello che posso. La mia vita, ecco.